Ed ecco gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Il Papa sta con il popolo che soffre e a tutti grida: è sempre l'ora della pace. In nome di Dio, Padre di tutti gli uomini, noi domandiamo presentemente alle parti impegnate nel conflitto di deporre definitivamente le armi. La Chiesa imita il loro esempio e chiede perdono per le colpe, anche storiche, dei suoi figli. Che orrore la guerra, mai più la guerra. Se ci manca a noi l'unità, come può il mondo credere? Mai più offese verso qualsiasi popolo, mai più ricorsi alla logica della violenza, mai più discriminazioni, esclusioni, oppressioni, disprezzo dei poveri e degli ultimi. In nome del futuro dell'uomo e dell'umanità bisogna pronunciare questa parola: solidarietà. La religione ebraica non ci è estrinseca, ma in un certo qual modo è intrinseca alla nostra religione. Abbiamo quindi verso di essa dei rapporti che non abbiamo con nessun'altra religione. Siete i nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori. Io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la Seconda Guerra Mondiale. E per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire: mai più la guerra.
abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Sua Santità ha detto pace per voi, e noi, il minerato poco fa ha detto Allahu Akbar, Allahu Akbar, invitando la gente alla preghiera. Cristianità e musulmani, tutti quanti stanno pregando a Dio. Io vorrei che sia attraverso la Maria espressa oggi la mia gratitudine per questo dono della sofferenza, perché la famiglia è minacciata, la famiglia è aggredita, deve essere aggredito il Papa, deve soffrire il Papa, perché veda ogni famiglia, perché veda il mondo.